addirittura che ho fatto subentro, quindi visto che è una questione molto delicata, occorrerebbe credo capire che qual è successo, ci sono stati degli errori da parte di chi e perché lei Presidente, almeno a leggere i giornali, ci si è esposto nel dire che il subentro aspettava un altro consigliere. Grazie, così cerco di far chiarezza, come avevo già anticipato. Chiaramente c'è stata la richiesta di chi fosse a subentrare il consigliere Ubaldo. Gli uffici mi hanno riferito, basandosi sulla mera cifra elettorale individuale, che il consigliere che doveva subentrare era Biagio Alba. Ovviamente è stata una verifica frettolosa, è stata fatta una verifica approfondita, anche il segretario generale ha richiesto il documento della cifra elettorale di lista, sono proprio nel verbale delle elezioni, sono due documenti distinti, che sarebbe precisamente il quoziente di lista. Una volta accurato che il seggio andava per quoziente di lista a Civiltà Parmigiana, dopodiché ci si poteva basare sulla cifra elettorale individuale e andare in granularità al subentro. Su quanto sottoscritto dal signor Biagio Ambra era una mera richiesta di documentazione che ha chiesto il Comune, come è stato fatto a tutti voi prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero le dichiarazioni di incompatibilità e quant'altro. Perché è stato fatto? Perché ovviamente, vista la mole di documenti che vengono richiesti ora, dopo il 2012, di conflitti, quant'altro, di interessi patrimoniali e tutta la documentazione che voi ben sapete che si deve presentare, ovviamente si è cercato di agevolare in ufficio il subentro del consigliere e quindi li hanno inviati prima dell'ultimo controllo definitivo e del verdetto definitivo degli uffici sul chi dovesse subentrare. Spero di aver risposto in maniera chiara a tutte le sue domande. Ci sono altri interventi di discussione? Risoluzione nel confronto di Elio Baldi